Spero che colui che sta facendo il video non faccia puttanata. E ormai è fatta. Occhio. Me ne farò una ragione. Oh Kevin, non gli direi niente a Roberto, eh? No, chissà poi ci sgama. Qua la festa, la sorpresa è rovinata. Quella bella sorpresona. Quindi a che ora? Ma verso le 5. Ok. Speriamo che non ci goccia. Vabbè. Mi fare una mala fiura. Ma una mala fiura? Oh, what's it lost? No, non ci stiamo vedendo, belli tranquilli. Aprilo! Aprilo! Fanne un buon utilizzo! Con ben tre velocità! Era il più lungo che aveva! Salve, benvenuti al nostro TG della sera. Oggi iniziamo con la nostra prima notizia riguardante un evento sconvolgente. Il compleanno del pluripremiato Mincis Roberto Pellitteri. Secondo le notizie a me pervenute, festeggerò questo evento alla Villa Le Palme con amici e parenti. Abbiamo preparato questo servizio a lui dedicato, mettendo in evidenza le sue caratteristiche. Salve e benvenuti a questa edizione speciale di Super Quark dedicata al nostro Mincis. Iniziamo con l'analisi di quest'essere partendo dalla tenera età. Sin dalla sua tenera età si riusciva a intravedere la sua futura carriera lavorativa. Può diventare un pagliaccio, tanto gli riesce benissimo. Poteva diventare un famosissimo calciatore, ma la vita è sempre piena di ostacoli. Purtroppo Roberto non è una situazione sentimentale molto stabile. Per questo abbiamo cercato alcune ragazze che potrebbero essere la sua anima gemella. Ecco alcuni esempi. Roberto, sappiamo che sei single. Ti vediamo tutti i giorni in palestra. È sudato sottilissimo. Oh mio Dio, non mi ci vedo. Oh mio Dio, vorrei conoscerci a casa e fare qualcosa di padella. Bravo, bravo, bravo. Ciao, io mi chiamo Roberto.
Cosa pensate di Roberto? Ridico quando si gonfia i muscoli e squallido. Rompi palle e minchione. Logorroico e sfigato. Quindi non siete proprio intenzionati a stare con lui? Ma che sbaglio! State scherzando, spero. Now I'm doing shows in Helsinki. Finland. I know what y'all thinking, y'all thinking that you can outthink me, but you can't, frankly. I'm out for the Benji's, Frankie. Ciao Roberto, da quando ho saputo che sei passato dall'altra parte, ho deciso di dichiararmi. Vorrei fare l'amore con te. Io sono Cicciolina. Che mi odiava. Ultimamente abbiamo notato come ti sei sempre più avvicinata a noi, prendendo la scusa di dare un pugno, una carezza o una semplice pacca sulla spalla. Però in realtà sappiamo che basta solo che ci sfiori e ti provochi un'erezione senza uguali. Roberto, vogliamo fare un'orgia con te per provare nuove posizioni e nuove sensazioni erotiche che mai nessuno ha provato. Vedendoti così vicina a Cicciolina, ho deciso di dichiararmi in te. Roberto, vogliamo fare l'amore con te. Sappiamo che Roberto ha problemi di socializzazione ed è coinvolto in atti di bullismo. Vediamo il video. Roberto si incazza. Ti tiro un consiglio e coperta delle lezioni di autodifesa. Roberto è un ragazzo strano, con dei gusti particolari, diciamo molto particolari. E molte volte si sente un gran figo, si lavanta con gli amici, soprattutto in palestra, si guarda in continuazione allo specchio e cerca sempre di avere rapporti con ragazze. Però in fin dei conti sto cominciando a notare che ha dei gusti un po' dall'altra sponda. E, perché ha cominciato anche a piacere i ragazzi in maniera magari un po' troppo oltre i limiti. All'inizio non ci fa il caso, però poi con il passare del tempo si comincia a capire che sotto sotto qualcosa c'è. Le cose che potremmo dire su Roberto sono tante. Per prima cosa, Roberto, sei in pollo. È una settimana che adesso ti prendiamo in giro e neanche ti avresti preso conto. E poi, ascoltami, perché ogni volta che mi sento con un ragazzo di vista è sempre geloso e soprattutto quando mi sentivo con Betta? Poi lo sai, cosa ha Roberto? Come incontra una ragazza, la conosce e comincia a farsi flash. Immagina lui sposato, avranno dei figli come la grande, gli occhi castani. Io e poi Beppe, perché ci parli sempre di Ciccio? Ciccio in palestra, Ciccio su Facebook, Ciccio a scuola, Ciccio di pasta! Beh, io e Roberto ci conosciamo dai tempi dell'infanzia, eravamo compagni delle elementari. Però ultimamente, da quando ho cominciato a fare palestra, si è trasformato in un porco. Roberto, io te lo devo dire. In un primo momento avevo il folle desiderio di fare l'amore con te. Davvero? Sì, però ultimamente ho notato certi comportamenti sospetti. E sempre con Ciccio, sempre in palestra, sempre insieme. Ormai mi sa che Roberto l'abbiamo perso e devo trasformare. Però Roberto sa, voglio che tu lo sappia. Ti accettiamo per come sei. Cosa pensi di Roberto? Che è logorroico, rompipalle, pessimo. Fa battute squalidissime, credo di essere un gran simpaticone, parla sempre di ragazze che alla fine non lo cagano. È trans, come ha detto già Francesco. E appena ti azzardi a dirmi qualcosa, ti scasso tutto. Un augurio per Roberto!